Il contatto con le nuove generazioni non è una questione di cortesia, ma di vita. Al centro pastorale domenica sabato 16 ottobre si è tenuto l'incontro con Don Armando Matteo su Giovani e Comunità Cristiana. Concluso il Consiglio Pastorale Diocesano, prossimo appuntamento il 9 febbraio 2020. Consegnato al Vescovo Armando l'olio della solidarietà per la mensa San Paterniano, opera Padre Pio di Fano. Presentato nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone il report 2019 della Caritas diocesana, il Vescovo Armando la questione dei poveri riguarda tutti. Famiglia Nova 2 inaugurato il nuovo servizio in via Malvezzi 11, 29 posti per anziani, auto e parzialmente autosufficienti. Alla Mediateca Montanari si è aperta la seconda edizione della rassegna Studi Federiciani, primo appuntamento sulla storia del libro manoscritto. Baskin Fanum, trasporto e integrazione, ne abbiamo parlato nel nostro approfondimento. Bentrovati al nostro consueto appuntamento con il TG Web. Ogni settimana apriamo la nostra finestra di informazione su ciò che accade nella nostra diocesi. Questa settimana iniziamo con l'incontro tenuto al centro pastorale diocesano da Don Armando Matteo, appuntamento promosso dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile e dall'Ufficio Scuola Diocesano Servizio per l'insegnamento della religione cattolica. Per dare ancora voce all'esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco, Christus Vivit, sabato 16 novembre si è tenuto l'incontro dal titolo Giovani e Comunità Cristiana con il teologo Don Armando Matteo. A introdurre l'appuntamento il Vescovo Armando e il vicario per la pastorale Don Francesco Pierpaoli. Nel suo vivace e analitico commento della Christus Vivit, Don Armando ha sottolineato che la scommessa che l'esortazione del Papa sui giovani pone alla comunità dei credenti è molto semplice. Il contatto con le nuove generazioni non è una questione di cortesia, ma una questione di vita. Senza riallacciare significative relazioni con esse, il rischio per la Chiesa è quello di cadere nella tentazione di perdere l'entusiasmo. Sono proprio i giovani, ha proseguito Don Armando Matteo, che possono aiutare la Chiesa a rimanere giovane, a non fermarsi, a non inorgoglirsi, a essere più povere e capaci di testimonianza, a stare vicino agli ultimi, a lottare per la giustizia, a lasciarsi interpellare con umiltà. Essi possono portare alla Chiesa la bellezza della giovinezza. Gli operatori pastorali, ha sottolineato ancora Don Armando Matteo, devono rimparare ad ascoltare, a guardare e a riflettere. Infine ha messo in evidenza che il confronto con il mondo dei giovani ci pone la necessità di passare dal cristianesimo che abbiamo ereditato a un cristianesimo dell'innamoramento, affinché chiunque attraversi gli spazi ecclesiali possa incrociarsi con Gesù e intrecciare con Lui un'amicizia fatta di preghiera, di conversione e di gioia, come ci ricorda Papa Francesco. A conclusione del momento formativo è stato il vice direttore dell'Ufficio Scuola Diocesano Roberto Regini a prendere la parola. E rimaniamo sempre al centro pastorale, dove domenica 17 novembre si è tenuto il Consiglio Pastorale presieduto dal Vescovo Armando. Tra i punti all'ordine del giorno, la bozza di statuto dei consigli pastorali parrocchiali. Si è tenuto domenica 17 novembre il Consiglio Pastorale diocesano. A introdurre la serata il Vescovo Armando e il vicario per la pastorale Don Francesco Pierpaoli, che ha offerto ai presenti alcuni spunti di confronto sui due punti all'ordine del giorno: la bozza di statuto dei consigli pastorali parrocchiali e la programmazione di alcuni incontri diocesani che valorizzino l'ascolto. La prima parte dell'incontro è stata dedicata interamente alla visione della bozza di statuto regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che era stato oggetto di discussione nell'ultimo incontro residenziale del Consiglio lo scorso giugno a Spicello. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, come si legge nello statuto, è un organismo rappresentativo della comunità, segno di comunione, strumento attivo di partecipazione e di corresponsabilità di tutti i fedeli, alla missione di rendere viva e cosciente la fede cristiana e più diffusa la corresponsabilità alla vita parrocchiale. L'ultima parte è stata dedicata all'importanza dell'ascolto delle comunità parrocchiali e del territorio. E dal centro pastorale diocesano ci spostiamo ora al CODMA di Rosciano, dove in occasione della 32esima edizione di Sapori e Aromi d'Autunno è stato consegnato l'olio della solidarietà. In occasione del taglio del nastro della 32esima edizione di Sapori e Aromi d'Autunno, alla presenza delle autorità civili, della banda Città di Fano e del coro Scuola Tra le Note di Bellocchi, domenica 17 novembre al CODMA di Rosciano, al Vescovo Armando è stato consegnato a cura di Olia e per conto dei produttori del concorso L'Oro d'Italia 2018 l'olio a favore della mensa Opera Padre Pio di Fano.
Vorrei che non dimenticassimo, ha esordito il Vescovo, i soggetti di tutto questo, ovvero i contadini e quanti lavorano nel mondo dell'agricoltura, un mondo a cui dobbiamo dare merito. L'agricoltura, ha concluso il Vescovo, ci aiuta a mantenere vivo l'ambiente, perché senza i lavoratori della terra l'ambiente diventerebbe desertificato. Un ringraziamento quindi agli organizzatori della manifestazione, ma anche a tutti i produttori che sono qui oggi. Durante la mattinata è stato conferito anche il premio Marche Nostre, giunto alla sua 28ª edizione, premio che viene conferito a personalità e imprese agricole marchigiane. L'appuntamento con Sapore Romi d'autunno proseguirà domenica 24 novembre. È stato presentato giovedì 14 novembre nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone il report 2019 di Caritas Diocesana su dati e povertà 2018. La prima azione da fare per un cristiano, ha messo in evidenza il direttore di Caritas Diocesana, Angelo Farneti, è ascoltare il grido dei poveri. Si intitola La speranza dei poveri non sarà mai delusa, il report 2019 di Caritas Diocesana relativo ai dati su povertà e risorse 2018 presentato giovedì 14 novembre. Il direttore della Caritas Diocesana, Angelo Farneti, nel suo intervento ha sottolineato l'importanza dell'ascolto. Quale organismo pastorale della Chiesa locale per promuovere la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale con la pedagogia dei fatti, la Caritas Diocesana ha cercato in questi anni di ascoltare, osservare e discernere per animare le comunità e per servire le persone in difficoltà. Presente alla conferenza stampa anche il Vescovo Armando, presidente della Caritas Diocesana, che ha messo in evidenza come la questione dei poveri non riguardi solo la Caritas ma tutti. Perché un report per far conoscere innanzitutto ad intra nel mondo ecclesiale il servizio che presta la Caritas Diocesana, per segnalare le problematiche che esistono nel nostro territorio, per sfatare alcuni luoghi comuni che riguardano la povertà e per una necessità obiettiva, ovvero quella della trasparenza. La parola poi a Stefania Poeta dell'area promozione umana, che dati alla mano ha illustrato i bisogni delle famiglie. Da 222 incontri di rete nel 2017 si è passati ai 284 del 2018. Cresce in termini complessivi l'incidenza dei cittadini italiani, il 47%. Stefania Poeta ha poi illustrato due progetti, Attrezziamoci per offrire percorsi di orientamento professionale e Le Chiavi di Casa per offrire percorsi di accompagnamento nella ricerca dell'alloggio e risposta a situazioni di disagio abitativo. Laura Paolini ha illustrato l'attività del Centro Salute Caritas, non solo erogatore di servizi sanitari primari, ma anche interlocutore possibile in un nuovo modello di integrazione sociosanitaria a livello territoriale. Per quanto riguarda l'area giovani, l'esperienza della vita comunitaria ha caratterizzato la proposta di servizio civile in Caritas in questi ultimi anni. Sfogliando il report 2019, ancora alcuni dati da sottolineare. Nel 2018 sono state 752 le persone fisiche incontrate, 3.635 i passaggi, 184 i giorni di apertura al pubblico, 284 gli incontri delle operatrici del centro di ascolto, 4.757 gli interventi e poi ancora 16 microcrediti sociali erogati, 4.103 ore di volontariato e 40 volontari. Un nuovo servizio per gli anziani nel centro storico di Fano è stata inaugurata sabato 16 novembre, Famiglia Nova 2 in via Malvezzi 11. Un nuovo servizio per anziani che va ad integrare quello storico di Famiglia Nova. Taglio del nastro sabato 16 novembre della struttura in via Malvezzi 11, immobile di proprietà della congregazione Pie Venerini, ristrutturato da ASCOP, che potrà ospitare 20 anziani, auto e parzialmente autosufficienti, offrendo ambienti confortevoli e attività in linea con quelle già presenti a Famiglia Nova. Il momento dell'inaugurazione vera e propria è stato preceduto dai saluti istituzionali, a cominciare dal presidente di ASCOP, Franco De Felice, il quale ha annunciato un nuovo progetto pilota Anziani e Bambini, che prevede proprio il reciproco coinvolgimento in attività comuni. Il sindaco Massimo Seri, presente al taglio del nastro insieme all'assessore alle politiche sociali Dimitri Tinti e alla coordinatrice d'ambito Roberta Galdenzi, ha sottolineato l'importanza di questi momenti per l'intera città e la sinergia fra i vari enti e le associazioni presenti sul territorio. La parola poi al Vescovo Armando, il quale ha ribadito più volte come le case per anziani non debbano diventare case solo per pochi privilegiati. Ha poi benedetto i locali, tutte le persone che vi lavorano e tutti i presenti. Primo appuntamento alla Mediateca Montanari di Fano con la seconda edizione di Studi Federiciani. Ad aprire il primo incontro martedì 19 novembre, la storia del libro manoscritto.
La presentazione del volume Breve storia del libro manoscritto di Marilena Magnaci, docente presso l'Università di Cassino del Lazio Meridionale, edito da Carocci, aperto martedì 19 novembre alla Mediateca Montanari, Studi Federiciani, il ciclo di iniziative organizzato dal Sistema Bibliotecario di Fano, con il supporto del Comitato Scientifico Nuovi Studi Fanesi e l'Associazione Amici delle Biblioteche di Fano, volto a valorizzare il patrimonio della Biblioteca Federiciana, prossima a festeggiare nel 2020 il terzo centenario. Ad introdurre la serata Valeria Patrignani, responsabile servizi bibliotecari presso il Comune di Fano, la quale ha sottolineato come il libro della Magnaci sia denso, ricco di un'infinità di aspetti e di discipline. La parola poi alla professoressa che ha illustrato il volume. Volevo raccontare una storia, ha sottolineato la Magnaci, che avesse un respiro più ampio rispetto al manuale tecnico. 127 pagine che propongono un'analisi approfondita del libro manoscritto partendo proprio dalla sua chiave di lettura, un libro in continua evoluzione. Diversi sono gli argomenti contenuti all'interno del volume, non ultimo il manoscritto nel terzo millennio, quale oggetto da valorizzare e tutelare. Nel nostro approfondimento oggi parliamo di una realtà presente a Fano da 5 anni, una realtà sportiva, una realtà importante. Siamo con Anna Sassi perché parliamo proprio della realtà Baskin Fanum. Anna Sassi è la responsabile del progetto Baskin, progetto scuola basket Fanum. Buongiorno Anna. Buongiorno a tutti. Dunque, parliamo nello specifico di questo progetto, come è nato, chi coinvolge. Allora, il progetto è nato, come hai già detto tu, 5 anni fa qui a Fano. In realtà nasce a Cremona nel 2006 all'interno di un progetto scolastico. E poi si è formata una prima, diciamo, un primo gruppo, associazione, adesso si fa riferimento al Baskin Cremona. E a Fano è nato in un modo un po' particolare, nel senso che io mi occupo di basket da tanto tempo, sono allenatrice di basket, e poi a Pesaro è nata già una realtà abbastanza solida, e l'allora presidente Franco Del Moro della Scavolini mi chiamò insieme all'allora presidente del Baskin Pesaro, chiedendomi di occuparmi di far diventare realtà il Baskin a Fano. E diciamo che io avevo un po' più requisiti, perché oltre ad essere allenatrice di Baskin avevo fatto una formazione a Bologna, quindi specifica. Specifica del Baskin per diversamente abili. E è stata una formazione di 2 anni, avevo lasciato tutto quanto in un angolo, è una cosa che mi interessa da sempre, non solo a livello di sport, quindi poi ho avuto questa opportunità, ho chiesto l'inserimento all'interno della mia società, che è il Basket Fanum, di poter inserire questa realtà all'interno della mia società. E siamo partiti appunto 5 anni fa con la prima squadra, abbastanza esigua, ma con molte speranze, questa è la verità. Quindi diciamo una realtà inclusiva, diciamo. È una realtà fortemente inclusiva. Io di solito lo dico con una parola, cioè come fosse un'orchestra, dove ognuno ha il singolo strumento, nessuno può mancare e tutti sono necessari, perché insieme facciamo un'armonia unica e ognuno dà secondo le proprie possibilità, e questa è la cosa più bella che c'è nel Baskin, oltre all'aspetto, e questo parlo dell'aspetto sportivo, certo, e poi c'è anche l'aspetto chiaramente quello proprio umano, emozionale, che è quello che forse a me a volte dà di più, però devo dire che c'è proprio un lavoro di tecnica, di lavoro sportivo reale. Voi fate un vero e proprio, no? Mi dicevi, un campionato regionale, quindi delle partite, quindi sarete impegnati fino a maggio. E quante volte vi allenate? Dove vi allenate? La vostra sede? Allora, noi ci alleniamo alla palestra del Liceo Scientifico Torelli 2 volte da quest'anno, perché siamo aumentati anche in numero, il lunedì e il giovedì dalle 18.45 alle 20. E sì, facciamo campionato e siamo 6 squadre, sono 2 squadre di Pesaro, noi di Fano, Fermignano, Urbania e Montecchio. E facciamo un campionato andata e ritorno che si svolge con una serie di concentramenti. Cioè ogni tanto, non tutte le domeniche, però spesso, sono questi concentramenti dove giocano tutte e 6 le squadre, in modo tutte di trovarci insieme. Tutte insieme. Il campionato va fino a maggio. Ogni 2 anni il campionato alla fine, diciamo, sfocia in un andando a Cremona, perché la squadra che arriva prima in campionato fa il campionato italiano a Cremona. A Cremona. Mi dicevi che il Baskin c'è una realtà, diciamo, che non è estesissima nella nostra regione, non ci sono tantissime squadre. Da noi, nelle Marche, no, siamo noi la realtà. Noi Fano, noi Pesaro, è ultima nata Montecchio.
C'è un lavoro continuo di informazione proprio per questo, affinché altre realtà prendano coscienza di questa cosa. E la cosa bella sarebbe, io la vedo, la sto un po' formulando, è anche portare il basket. Io l'età mia è sopra i 13 anni, quindi sotto 13 anni non riesco ad accogliere. Quindi e 13 anni in su. In su, non ha limite d'età poi, uomini, donne, senza limite d'età, né limite di diversamente. Che sono un limite minimo. Minimo, che sono 13 anni per fare campionato. Certo. Sarebbe bello lavorare anche sotto. Io ci lavoro, cioè sotto i 13 anni, ci lavoro molto nelle scuole, perché lavorando nelle quindi scuole. Quindi con i bambini, diciamo. Io ci lavoro già facendo inclusione nelle scuole e nei gruppi che io gestisco pomeridiani. Però sarebbe bello un mini baskin, sarebbe veramente interessante. Un'ultima domanda, Anna. Che cosa significa, tu parlavi prima del lato umano, del lato emotivo, accompagnare ogni volta questi ragazzi alle partite, al campionato, cioè accompagnarli anche un po' nella vita, ecco? È veramente un accompagnarli ed è, volevo dire una cosa importante, vabbè, il baskin secondo me va dietro a degli obiettivi molto alti rispetto a qualsiasi tipo di sport. Quello che mi colpisce di più è che per questi ragazzi spesso è una l'unica realtà e questo significa che tenere duro e crederci, perché quando tu togli una realtà a un ragazzo che tutta la settimana aspetta di venire a fare gli allenamenti, è ovvio, cioè, che per loro è un punto di riferimento veramente enorme. Anche io accolgo, adesso non ho disabilità molto fisiche, ma più che altro mentali. Però significa proprio, non solo nelle partite, portarli, gestirli, che non è certo, neanche tanto tecnicamente facile. Tecnicamente non sarà facilissimo. No, però alla fine è anche durante tutti gli allenamenti, anche nei momenti ex allenamento, come un'ultima cena che abbiamo fatto adesso per un compleanno di 18 anni di un ragazzo, è stata veramente un'esperienza fenomenale. Beh, quindi li accompagnate dentro il campo e fuori dal campo. E proviamo, diciamo, fuori dal campo, ci proviamo perché non è facile. Adesso fortunatamente devo ringraziare anche il gruppo scout, perché comunque sono due ragazzine che vengono a darmi una mano, ho diversi soggetti scout. Quindi fate un po' rete, diciamo. Siamo una grande rete, la mia squadra è molto legata, un ragazzo è molto legato con l'altro, nel senso che è arrivato un ragazzo, ho portato la fidanzata, il fratello, la sorella, l'amico, e stiamo facendo rete per quanto riguarda, parlo di normodotati. Per la disabilità non è sempre molto facile, fortunatamente adesso le famiglie cominciano ad avere fiducia. Che non è facile. Fiducia in voi, quindi è anche importante anche il rapporto che avete con le famiglie, con i parenti, con chi sta. Brava, la fiducia dietro. Proprio verso di me, che questo vengono a portarmeli proprio e li vedi all'inizio titubanti per un'esperienza che in quei casi deve essere veramente delicata e di cuore, altrimenti certo. Non si può andare. Bene, io ti ringrazio Anna per la tua testimonianza, per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile seguire il nostro TG sul sito fanodiocesitv.it, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Thank you.